per noi è inaccoglibile non stabilizzare centinaia di lavoratori precari da talmente tanti anni, anche perché c'è uno strumento, quello che ha messo la legge finanziaria del 2020, non ci sono più scuse. Per poter innovare la pubblica amministrazione bisogna partire ad azzerare ciò che oggi è precarietà. Siamo ancora dopo anni, non parliamo di poco tempo, con gli strumenti normativi che il Ministero ci ha messo anche a disposizione, a chiedere a questa giunta sia la volontà di stabilizzare lavoratori che sono 25 anni che vivono una condizione di precarietà, e di precarietà in precarietà si stanno avvicinando anche ad una pensione sempre più precaria. 531 lavoratori gridano vendetta? Perché questa è la testimonianza di come la politica e questa giunta regionale intende considerare il lavoro. La legge di bilancio, quella finanziaria, ci impone delle scadenze, la scadenza è il 31 marzo. Io credo che basta aspettare le decisioni della politica e il temporeggiare della politica. Va dato da subito una risposta.